Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Che avete sentito era un passaggio di una celebre aria della Norma di Vincenzo Bellini. E proprio quest'opera, con la rilettura a tinte fosche che ci riportano al dramma della guerra proposta da Stefania Bonfadelli, è stata l'ultima messa in scena al Comunale Nouveau, solo pochi giorni fa. Ed è proprio un nuovo teatro in zona fiera il tema di questa puntata del podcast. Per almeno 3 anni, infatti, sarà la casa del nostro storico comunale, che alla fine del 2022 ha traslocato definitivamente in concomitanza dei lavori che riguardano l'area di Piazza Verdi e soprattutto di Via del Guasto. L'ultima opera, infatti, era andata in scena nel prezioso scrigno costruito da Antonio Galli da Bibiena nel 700, nel luogo in cui un tempo sorgeva Palazzo Bentivoglio, a metà novembre. L'addio provvisorio era avvenuto sulle note del Lohengrin di Wagner. Torniamo un attimo indietro, alle ragioni del trasferimento della Casa dell'Ente Lirico. Della riqualificazione del cuore della cittadella universitaria, coi suoi problemi di sicurezza e movida ciclicamente al centro delle cronache, si parlava da tempo. Nel 2019, però, si è concretamente svelato il progetto che avrebbe rivoluzionato l'area. Progetto che venne selezionato dopo un concorso di idee. A vincere fu l'architetto cesenate, con attività anche a Bologna, Luigi Orioli, che spiegava così in quei giorni la sua visione. Ci sarà, illustrava, un ingresso dalla parte di Via del Guasto con una costruzione in vetro e un velo metallico esterno, così come un impianto fotovoltaico sulla copertura della torre scenica, che sarà integrato e quindi invisibile. Il concetto è quello di una nuova lanterna urbana. Abbiamo proposto un secondo ingresso ospitando la biglietteria ora su Largo Respighi e una nuova ristorazione, oltre un ascensore come nuovo accesso per i disabili. Il nuovo ingresso ricollega al teatro un bar aperto tutto il giorno, mentre al primo piano ci saranno nuovi uffici amministrativi e la grande sala prove. La nuova grande scalinata di accesso al Giardino del Guasto, continuava, lo renderà più aperto e accessibile e condurrà al teatro e alla sua terrazza. Eccolo qui allora, il comunale del futuro. Tutto il progetto ha coinvolto da subito un altro tassello importante, la demolizione, per questioni di sicurezza, di una delle torri ormai integrate nello skyline cittadino, quel serbatoio d'acqua innalzato nel 1935 dopo il rogo che danneggiò il teatro nel 1931. E qui ne approfitto per aprire una parentesi. Il teatro settecentesco, con quella sala e acustiche perfette che ovunque ci invidiano, è rimasto chiuso per varie vicissitudini anche in altri momenti storici. Proprio dopo quell'incendio venne realizzata la facciata esterna sopra il portico, con tanto di terrazza panoramica. Un'altra chiusura ci fu nel 1980, quando vennero scoperti tarli nel pavimento del loggione. In quel caso gli spettacoli furono dirottati fra Teatro delle Celebrazioni, Cinema Medica, Sala Europa e Arena del Sole. E qui torniamo alla storia più recente. E cioè a quel cantiere per cui sono arrivati l'anno scorso 5 milioni dal PNRR, anche se il progetto totale di riqualificazione ne vale circa 11. Beh, quei fondi hanno richiesto uno sprint per stare nei tempi, e cioè arrivare al 2026. È scattata così una corsa per identificare la nuova sede del comunale, che presto si è individuata in zona fiera, proprio su Piazza della Costituzione, che già ospita l'Europa Auditorium e il padiglione dell'Esprit Nouveau, progettato da Le Corbusier. E se all'inizio si era studiata l'ipotesi, caldeggiata dal sovrintendente, di una tensostruttura, si era parlato anche di riciclare il vecchio palafenice, di un teatro tenda, insomma, alla fine il comune ha individuato proprio quel padiglione della fiera che era stato hub vaccinale ai tempi dell'emergenza Covid. Tutto risolto? Beh, diciamo che la corsa contro il tempo è continuata, visto che il cantiere del nuovo teatro, iniziato a dicembre, doveva essere pronto a febbraio.
Nel frattempo la stagione si è chiusa e riaperta in due sedi temporanee, l'Auditorium Manzoni e la vicina di casa Europa Auditorium, dove l'Opera Nouveau è stata inaugurata dall'olandese Volante. E qui l'altro tasto dolente. La prima della Traviata del 16 dicembre scorso, in quella stessa sala, infatti, saltò per lo sciopero dei dipendenti, sulle barricate non solo per i disagi e le incognite legate al trasferimento, ma soprattutto per un premio di produttività che chiedevano da anni. Proprio questa questione si è conclusa positivamente qualche giorno fa, dopo l'ennesimo tavolo fra i sindacati e il sindaco Lepore. Ma eccoci dunque nel nuovo teatro, quel comunale Nouveau da circa 1000 posti, che si è svelato in anteprima alla città il 16 febbraio, alla presenza del primo cittadino che ha rivendicato con orgoglio l'obiettivo di disegnare una nuova geografia culturale con una sala che si conta di lasciare anche in futuro alla città. Il debutto dell'opera è avvenuto poi il 19 febbraio con Madama Butterfly, sancendo anche una nuova fase della vita del teatro, forse, quella che richiama un pubblico sempre più giovane che ha premiato la nuova sala. Ma altre sfide restano, a partire dal perfezionamento dell'acustica, al fatto di portare allestimenti che non possono contare sulla verticalità ma solo sulla profondità del palco. Inoltre far affezionare anche gli spettatori del centro, che forse hanno ancora nostalgia di quella camminata a piedi fino alle sale settecentesche. La parte storica, quella veramente storica del 1760, evidentemente non si può intervenire in nessuna maniera, perché il bene va protetto e tutelato e mantenuto esattamente com'è. Noi confidiamo di riuscire a fare ulteriori ammodernamenti, oltre a quelli già previsti dal piano del progetto voluto dal comune, con alcune migliorie interne sulla tecnica del palcoscenico, sul graticcio, che è la parte alta che dovrebbe essere informatizzata, e su ammodernare invece piuttosto i camerini e gli spazi del pubblico. E su quello io sto adoperandomi per avere finanziamenti specifici da parte del Ministero, su cui come sempre c'è una parte burocratica molto complicata e molto complessa iniziale. Stiamo sviluppando quello, ma siccome il blocco previsto delle attività è circa 3 anni, possiamo anche occupare il 23 per fare tutta l'impostazione, poi il 24 e il 25 per raggiungere questi lavori. L'operazione finale è quella che interessa molto anche al sindaco, una riqualificazione anche di tutta l'area e far diventare Via del Guasto da un luogo da evitare a un luogo invece da frequentare, con soddisfazione della cittadinanza oltre che del pubblico. Questa era la voce di Fulvio Macciardi, sovrintendente dell'Ente Lirico, che ci racconterà qualche cosa di più del comunale Nouveau, proprio a partire dal racconto della sala. Mi era interessato moltissimo delle caratteristiche che avrebbe dovuto avere un teatro tenda, che era stata una prima ipotesi, forse vi ricordate, quando stavamo ipotizzando di fare un teatro provvisorio in uno spazio nuovo, e quindi ci eravamo occupati molto di come potesse essere allestito internamente, e alla fine abbiamo riproposto all'interno del padiglione della fiera l'exhibition hall con lo stesso tipo di allestimento, che appunto è una platea degradante con un'ottima visibilità da parte di ciascun posto, e soprattutto un luogo sufficientemente raccolto e quindi funzionale alla visione, ma soprattutto all'ascolto, che è quello che interessa chiaramente per il pubblico della Lirica. Quindi diciamo che abbiamo utilizzato diversi modelli che nascevano da teatri costruiti tipicamente in giro per l'Europa per casi analoghi come questo di ristrutturazione di sedi storiche. I colori, chiaramente questo verde che è un po' provocatorio, ma si chiama il verde del teatro comunale, con un richiamo, visto che è molto più verde, molto più accesa, ecco, la tonalità del colore rispetto a quello del teatro storico, per far capire che appunto nessuno pensa che questo possa comparare il teatro storico, ma una reminiscenza evidentemente in qualche maniera in chiave moderna, post-industriale, di un luogo evidentemente che deve invece richiamare la storia anche più recente, comunque centenaria, del teatro comunale del Bibbiena.
certo. E le chiedo questo, ecco, dopo due per l'appunto spettacoli già andati in scena, a che punto siete? Che bilancio avete fatto? Che cosa sta funzionando bene? Anche avete avuto buoni riscontri? Che cosa ancora va un po' rodato? Ma sicuramente c'è stata molta curiosità, sicuramente ad oggi non sta ancora tornando un pubblico evidentemente molto più legato alla sede storica, che fa un po' fatica a pensare di muoversi. Sicuramente questo è un aspetto che mi gratifica molto, c'è molta curiosità, invece c'è anche molto pubblico nuovo. Io oramai sono abituato a riconoscere anche solamente da tratti visivi il nostro pubblico. Ci sono molte persone che stanno venendo in teatro che chiaramente non sono abitué, quindi questo è un aspetto sicuramente molto importante nel rinnovare del pubblico e nell'ampliamento evidentemente dell'offerta culturale alla città. Stiamo ancora lavorando molto, siamo abbastanza indietro, ma ci vorrà ancora un mese, non di più, però un mese credo servirà ancora, nella organizzazione degli spazi postici rispetto al palcoscenico, cioè tutti i luoghi dove i nostri lavoratori devono prepararsi, attrezzarsi, dove stoccare le scene, i luoghi anche di abitabilità. Buonamente sono stati fatti evidentemente prima dell'inizio della stagione in un momento tecnicamente molto difficilissimo, molto difficile, perché noi vendevamo dei luoghi, dei posti in abbonamento senza che il pubblico potesse andare a vedere di cosa si trattava, come si vedeva. Quindi chi ha fatto l'abbonamento ha fatto veramente un atto di affetto e di fiducia nei confronti del teatro. Quindi a loro sono grato, io sono sicuro che qualcosa miglioreremo e recupereremo, anche se è un dato, cito la Scala, che così abbiamo un benchmark molto importante e su cui noi non possiamo compararci, ma anche in Scala stanno diminuendo gli abbonamenti e invece si vendono molto più i biglietti, peraltro sotto data, evidentemente il post-Covid ha portato la gente a programmare forse meno in anticipo, come l'abbonato che prende il posto dove andrà a vedere uno spettacolo 9-10 mesi dopo, e invece si vende bene sotto data. E noi abbiamo venduto bene, adesso stiamo cercando di fare quelle cose che, su cui volevo fare. Abbiamo fatto questa mostra sulla Callas intorno a Norma, ma evidentemente ci trova poco direttamente con Norma, e vorrei sviluppare molto questi luoghi anche come luoghi di frequentazione, di luoghi di incontro, dove ridare quel senso di comunità al teatro. E credo che persa la centralità dell'attività nel centro storico della città, riportare questo senso di socialità in periferia, secondo me periferia, nella prima periferia come in zona fiera, sia molto importante, anche perché c'è un tema evidentemente molto, molto caro alla città. Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.